Salve web spettatori di Nano TV, Fiorello Bilancio, appena andata via il ministro Mara Carfagna. Io voglio solo farle una domanda, l'unica domanda. L'ha appena intervistata la nostra Carmen Guarino, una delle ragazze della nostra redazione. Mara Carfagna le ha mostrato al termine del suo discorso, diciamo, un'attenzione più che particolare, no? Da rappresentante del PDL, da ministro, le ha dato un tributo enorme, ha detto: io sono con Fiorella Bilancio, dobbiamo portarla di nuovo alla guida della città. Un commento su questo? Sì, il ministro, al quale mi lega un rapporto di grande amicizia e di affetto, ma soprattutto una profonda stima, ha avuto a sua volta per me parole, diciamo, di encomio, e io per questo le sarò grata, le sono grata e le sarò sempre grata. È chiaro che insomma, viviamo gli stessi problemi per quanto riguarda, diciamo, la nostra posizione nei confronti del PDL locale a livello campano, perché dopo la mia cancellazione dalla lista in occasione delle regionali all'ultimo minuto, si è saputa anche qual è stata la mia posizione. Da ospite mi sono candidata nella lista dell'UDC per continuare una battaglia per protesta e quant'altro, però poi mi sono messa alla finestra a guardare il mio partito, come si evolvono, diciamo, i rapporti e le situazioni, perché è chiaro che non ho ritenuto giusto un comportamento del genere nei confronti di un sindaco che si era impegnato insieme a tutta la città per portare al PDL un determinato risultato in occasione delle regionali, e dunque, come dire, insomma, c'è un rapporto che si è incrinato in seguito a quella brutta cosa che è accaduta. Un rapporto che durante questa competizione elettorale non si potrà ricomporre, secondo lei? Ma vedremo quali saranno gli accadimenti futuri. Per quello che mi riguarda, con il Movimento Azione Territorio e con il Movimento dei Giovani e delle Donne stiamo lavorando a livello locale per raccogliere le istanze di tutti i cittadini e per poter elaborare un programma che possa davvero portare la nostra città agli standard qualitativi di vivibilità propri di un paese civile. Grazie, vi aspettiamo come sempre sul Napoli Nord. Grazie a lei. Arrivederci.